di Piombino e c'era anche il segretario nazionale della FIOM, Maurizio Landini, Teresa Rabotti. Per dare una prospettiva al lavoro, all'immigrazione, se un accordo firmato da tutti, non solo dal sindacato, firmato dal governo, firmato all'azienda, firmato dalla regione, firmato dai sindaci, dopo 6 mesi siamo ancora qui a discutere che non è applicato. Questo delegato ha detto: non siamo, se dovesse succedere questa cosa, noi non siamo di fronte a un semplice non accordo. Siamo di fronte ad una truffa. Così Maurizio Landini della FIOM alla manifestazione dei lavoratori metalmeccanici di Piombino e della Val di Cornia che oggi ha attraversato le vie della città. Hanno partecipato tutte e tre le sigle sindacali, oltre a Landini, anche Sandro Pasotti e Mario Ghini. Lo sciopero, arrivato dopo la fumata nera al MISE d'inizio settimana, è stato proclamato da FIM, FIOM e UILM per rivendicare un costo dell'energia per Aferpi e per altre imprese competitivo e alla pari con altre aziende italiane. La proroga degli ammortizzatori sociali, l'attivazione in tempi rapidi delle infrastrutture e dell'accordo di programma, l'accelerazione e realizzazione completa del piano industriale Cevital per il ritorno al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici del territorio. Il tempo delle chiacchiere è finito, quindi o adesso quegli impegni nelle prossime settimane, così come hanno di nuovo dichiarato a quel tavolo, diventano operativi, quindi gli ordini partono, gli investimenti partono, la gente comincia a rientrare, o se questo non avviene, insisto, occorre che tutti assieme assumiamo una responsabilità molto precisa. E non solo il lavoro a rischio, ma il lavoro che uccide a volte.